Mamma, senti, mi spieghi un attimo per favore i dolori mestruali? Allora, per i dolori mestruali conviene lavorare intanto, questa è la zona di pene e vagina. In questo verso qui si parte dalla zona della vescica, che anche questa è bene lavorare perché sono tutte zone di compressione quando c'è un problema. Poi si passa alla zona dell'utero, lavorando in questo modo. Si sente quando c'è un problema, uno si ferma e va, ecco, a incidere, a lavorare così. Si sente perché a volte si sentono rigidità e quindi si ci ferma un attimo. Questa è la zona delle ovaie e anche queste vanno lavorate così, così. Anche qui se si sente che ci sono dei puntini, dei scattini, si ci ferma e si lavora. Poi c'è il collegamento tra ovaie e utero ed è l'endometrio e fatevi aiutare dalla persona che fa il massaggio a girare il piede, così voi, ecco, anche qui l'endometrio è una zona molto importante da tenere sfiammata. Ecco, si lavora in questo modo. E poi abbiamo il rilassamento basso ventre, che va fatto in questo modo, e di qua abbiamo emorroidi interne che anche queste possono andare a comprimere gli organi. Quindi si va a lavorare sia di qua quando ci sono dolori mestruali, che ecco, questo aiuta molto, e qui è la zona delle emorroidi interne. Ecco, sono tutte zone che vanno trattate.